L'Associazione Culturale Monsignor Francesco Sannino premia gli studenti meritevoli. Giunta la quinta edizione, la cerimonia di premiazione si è svolta martedì sera al Circolo Nautico, al termine del convegno Cittadini, Politica e Democrazia, alla presenza di autorevoli personalità come l'onorevole Paolo Cirino Pomicino e il dottore Massimo Caputo. Una manifestazione che da anni prevede la consegna di borse di studio agli studenti dell'Istituto Nautico, dove Monsignor Sannino prestò servizio come docente. Un premio fortemente voluto dalla nipote, la professoressa Giovanna Romano, per ricordare la sua figura. Avendo mio zio dedicato gran parte della sua vita ai giovani e all'insegnamento, e dato il periodo di forte tensione politica che stiamo vivendo, l'associazione culturale da me creata a nome di mio zio ha voluto proprio avvicinare i giovani alla politica, a questo mondo, però orientando loro ad una politica sana. Due gli studenti del Nautico premiati, Raffaella Giordano e Cristian Sorrentino. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Lucia Scimmino. Voglio nominare i miei ragazzi. I ragazzi che abbiamo premiato, grazie alla professoressa Romano, sono Giordano Raffaella, della quinta B Trasporto Marittimo, quello che voi conoscete come Capitani, e il ragazzo Sorrentino Cristian della quinta AIM, che voi conoscete come i futuri direttori di marchi. Sacerdote, docente ed educatore, Monsignor Sannino ha formato intere generazioni di giovani, operando con umiltà e con determinazione. Non è mancato il ricordo anche nelle parole del sindaco Giovanni Palomba. Anche quest'anno ci chiama a riflettere e rileggere insieme pagine di storia della nostra territorialità attraverso il ricordo e l'umanità di un sacerdote e di uno scrittore dal carisma straordinario, interprete attento e puntuale dello sviluppo sociale, culturale e civile di Torre del Greco negli anni del suo impegno pastorale, Monsignor Francesco Sannino.